Una nuora softball in grande spolvero ha fermato la capolista a bollate, costringendola al pareggio e infliggendole la prima sconfitta stagionale. E questo in sintesi quanto accaduto sabato nel Diamante di Via Maneroni in occasione del secondo turno di ritorno dell'Italian Softball League, che ha opposto le due battistrada del girone A. Le nuresi, in virtù dei risultati della giornata, consolidano la seconda posizione in classifica, tenendo a distanza il Caronno, e continuano la propria marcia di avvicinamento ai play-off. La formazione del manager Gustavo Lizzazzo e del coach Bartolo Florian ha schiantato le Lombarde nella prima gara in programma, terminata col punteggio di 4-1. Una sfida dominata dalla Nuoro Softball che ha trovato il vantaggio col capitano Ambracollina che dopo una fase di sostanziale equilibrio nei primi tre innings ha sbloccato il risultato con un fuoricampo che ha dato i 4 punti alla sua squadra. Per il Bollate il punto del definitivo 4-1 è arrivato al sesto inning. Per la capolista la trasferta in Sardegna stava diventando un incubo con le nuresi che hanno dimostrato di poter giocare alla pari con qualsiasi avversario. Anche per questo il Bollate è entrato sul Diamante in gara 2 con un altro piglio, anche se le nuresi hanno tenuto a testa le avversarie, tanto che i primi 4 innings si sono svolti senza sussulti con le due squadre inchiodate sullo 0-0. Alla fine però il Bollate è riuscito nel quinto inning a piazzare il primo punto e poi ha chiuso il conto nella settima frazione, fissando il risultato della gara sul 2-0. Per le nuresi comunque è una giornata da ricordare su cui costruire un finale di regular season in crescendo. Sabato prossimo la Nuoro Softball osserverà un turno di riposo, ma nella prossima gara in programma tra 2 settimane sul Diamante di Via Maneroni le nuoresi cercheranno una vittoria che potrebbe essere decisiva per il proseguo della stagione. Primo eliminato